Mister Fontana, dico mister perché l'anno scorso ne avevamo parlato diffusamente per qualche disputa che ogni tanto c'era con Marino e quant'altro. Ecco, vuoi dare qualche consiglio a Colomba in occasione di questa partita con l'Inter? Sempre ammesso che ti ascolti, No, pare che voglia cambiare il modulo, fare la difesa 3, ho sentito dire, non so se... Diciamo che la difesa 3 è un esperimento piuttosto interessante, l'unica cosa è singolare il fatto che venga provato proprio contro una delle poche squadre che gioca fondamentalmente come il Parma, quindi con un 4-4-2. Sarebbe stato a mio avviso interessante vedere 4-4-2 contro 4-4-2. Quindi in un qualche modo la fascia di sinistra, che è uno dei punti di forza di questo Parma, quella composta da Gobbi e Modesto, come frangiflutti per Maicon, perché diciamo la fonte di gioco dell'Inter resta sempre quella. Il fatto che il mister abbia provato 3-4-3 in settimana può voler dire una cosa, cioè il fatto che voglia casomai rischiare, rilanciare proprio dalla parte di Maicon e provare ad attaccarlo con un 2-1 e puntare su Giovinco da quella parte. È un rischio però, secondo il mio avviso è molto rischioso, diciamo una soluzione alla Gasperini, ecco, per vedere la... in un altro modo. E tra l'altro abbiamo appunto sentito che Gasperini stesso, per il momento, si vuole tenere lontano, non vuole andare a disturbare l'attuale manovratore, questo non vuol dire niente, perché magari potrebbe anche significare. Senti, ricordavi in conferenza stampa prima come Lucarelli, curiosamente, abbia saltato entrambe le partite di Milano, di San Siro, l'altra volta proprio per scelta tecnica di Colombo, e anche quella volta quegli esperimenti non furono molto graditi. Sì, anche per questo dico che forse sarebbe l'ultima chance da dare a questo modulo, a questa squadra, vedere cosa fa contro l'Inter, che è comunque una squadra di primo livello, e vedere se quantomeno riesce a portare a casa un buon risultato, insomma, anche fare una bella figura, perché il rischio poi in queste condizioni che succeda qualcosa che non va bene dal punto di vista del gioco e che si finisca per fare una figuraccia. Cambiare per una partita del genere a mio avviso è un rischio, e appunto l'assenza di Lucarelli è un problema in più, perché quest'anno è mancato appunto contro il Milan e anche contro Verona in Coppa Italia, in entrambi i casi non è andata benissimo. Senti mister Mattia, tu che sei un tattico, ma il 3-4-3 è più difensivo del 4-4-2? Dipende come si gioca, può essere un 3-4-3 alla Gasperini, che cerca di essere appunto 5-4-1 in fase difensiva, anche se diciamo in modo piuttosto arioso, e puoi giocare in contropiede con un 3-4-3, quindi avere tre punte vere. Dipende da chi gioca, degli interpreti. Nel caso del Parma diciamo che potrebbe essere molto duttile, cioè diventare un 5-4-1 in fase difensiva, perché sulla corsia di destra Valiani e Biabiani avrebbero una mano notevole a Zaccardo comunque in fase difensiva, e al tempo stesso attaccare abbastanza, ecco. Da questo punto di vista è interessante, ripeto, è rischioso provarlo fuori casa contro l'Inter. Facendo delle iperbole, Colomba passa sempre per essere un po' catenacciaro, insomma, in realtà è un tecnico secondo me molto equilibrato, ma non è vero che sia poi così catenacciaro, e tra le altre cose lui ha detto che va a San Siro a provare a vincere, perché i tre punti naturalmente valgono parecchio. E ci credi? Che tipo di partita prevedi? Anche perché poi ha specificato durante la conferenza, per noi cambia poco, perché quando si va ad affrontare una grande è naturale. Diciamo che la variabile tattica è importante secondo me in questa partita, perché avendo seguito molto l'Inter ultimamente ho notato che diciamo da quando è arrivato Ranieri, o quantomeno Ranieri ha capito come mettere in campo la squadra, l'Inter gioca proprio come il Parma, cioè difesa molto bassa, pressing limitato e poi cercare una soluzione individuale in velocità e ripartenza, e quindi l'Inter non mi ha fatto una grande impressione, ad essere sincero, però è una squadra che cerca di stare più ordinato possibile e poi con qualche cambio nel secondo tempo, con qualche individualità, riesce comunque a girare la partita a proprio favore. Secondo me c'è il rischio che diventi una partita molto bloccata nel caso in cui il Parma scende in campo con un 4-4-2. Con i 3-4-3 potrebbe davvero succedere di tutto, secondo me. Ecco, dicevi che l'Inter gioca come il Parma, e l'Inter è una grande squadra, eppure il Parma, che è una squadra di taglia un po' più piccola, come dire, insomma, sai, quando Leonardo è venuto fuori vogliamo stupire... Questo è un discorso lungo, questo è un discorso che vale anche dalle questioni tattiche, credo. A mio avviso il Parma, per la squadra che ha, gioca come dovrebbe giocare. Ci fosse qualche giocatore con qualità maggiore, specie centrocampo, probabilmente si potrebbe pensare altro, ma
credo che Colomba abbia dimostrato l'anno scorso, e non dobbiamo dimenticarlo, cosa è in grado di fare. Quando è arrivato eravamo praticamente retrocessi e è riuscito a girare la squadra nel giro di 6-7 partite. Quindi secondo me merita rispetto e credo che stia facendo il suo dovere. 19 punti in 16 partite, insomma, sono un buon rendimento. Chiaro che ci sono stati dei passaggi a vuoto, quello sì, come però... diceva lui, che reclamano vendetta, no? Certo, però credo che insomma tutto sommato non gli si possa dire nulla e soprattutto non c'è la prova contraria. Certo. Quindi... Va bene, grazie mille. Grazie. Ciao mister.